la distinzione tra queste due forme, con le tecniche abituali, tradizionali, era quasi impossibile. Come vedete, questo paziente aveva una malattia causata a catene leggere e veniva tipizzato come la transtirettina. E avevamo tante soluzioni a disposizione. Un esempio rapidissimo di un uomo relativamente giovane che aveva delle catene leggere nel siero e nelle urine. Aveva un quadro cardiografico tipico di importante coinvolgimento cardiaco. I test genetici erano negativi, sia la transtirettina che l'APO1. Cerchiamo l'amiloide e non la troviamo. Finalmente fa una biopsia cardiaca piena di amiloide in cuore. Siccome c'è la catena leggera, si dice questa è una malattia causata dalle plasmacellule, inizia la chemioterapia. Noi a Pavia abbiamo sviluppato, in collaborazione con i colleghi del CNR, il professor Mauri che è qui presente, una tecnica che si basa sulla spettrometria di massa. E possiamo studiare questo tessuto con spettrometria di massa. E in questo modo abbiamo identificato senza ombra di dubbio che la proteina in caso non era una catena leggera, ma era transtirettina. Quindi abbiamo bloccato la chemioterapia e abbiamo cambiato completamente il trattamento. Quindi adesso abbiamo a disposizione la tecnologia, è la base poi di tutta la medicina di precisione, e gli avanzamenti tecnologici sono formidabili adesso. Quindi immaginate, per ogni paziente con amiloidosi attualmente usiamo in tutti la spettrometria di massa, perché è l'unico modo che abbiamo per arrivare a fare una terapia di precisione. Abbiamo sviluppato, capendo il meccanismo delle malattie, abbiamo sviluppato dei trattamenti molto specifici. Faccio l'esempio dell'amiloide transtirettina rapidamente, so che è tardi, ma... Allora, sappiamo che è una proteina di trasporto prodotta dal fegato, è una specie di tetramero che porta l'ormone tiroideo al suo interno, e la vertimina A. E sappiamo anche che per formare amiloide si deve dissociare, cambiare conformazione e formare amiloide. Usavamo il trapianto di fegato fino a poco tempo fa e adesso siamo in grado di silenziare in modo specifico il gene con farmaci disponibili. Quindi possiamo sopprimere completamente quella proteina. E questo ha cambiato la vita dei pazienti. Non solo. L'intuizione geniale è stata: se io cemento questo tetramero, lo blocco come piccola molecola, tutta la malattia si blocca lì. Non va più avanti. E questo è stato fatto con un piccolo farmaco, Tafamidis, piccolo farmaco dall'altissimo costo, 400 euro a pillola, che il paziente però, essendo una malattia degenerativa, deve prendere a vita. Quindi questo apre dei nuovi scenari rispetto all'oncologia, dove tu pensi di poter curare, e qui invece devi curare per sempre, devi sopprimere il gene per sempre. E questo ovviamente ha delle implicazioni importanti. Abbiamo individuato altri target, quelli in rosso sono già in clinica. Quindi pensate, per queste malattie 5 anni fa non c'era nessun trattamento e adesso possiamo addirittura rimuovere i depositi di amiloide in questi ammalati. Quindi c'è stato un avanzamento in 10 anni impensabile nel campo, che ha cambiato veramente la prospettiva di vita di questi ammalati.